Allora, sono qui in Google Fogli e ho questo documento condiviso a tutti i docenti della classe dove sono coordinatore. A questo punto mi ha mandato il messaggio una mia collega, ha detto: guarda che ho fatto un casino, guarda se riesci a recuperare. Allora, come faccio ad andare a vedere? In pratica vado su File. Ok, vado cronologia di versioni, vedi la cronologia delle versioni e dunque vedo cosa ha modificato lei. Ok, e dunque io mettendo il tasto destro qua posso ripristinare questa versione. Il problema è che dopo 4 ore ci sono state le modifiche dei miei due colleghi e dunque io posso ripristinare questa versione, ma poi devo andare a dire ai due colleghi che si vedono qua di andarlo a controllare per vedere se, come si dice, se le modifiche rispecchiano a quello che volevano loro, cioè perché io non so se questi due interventi che sono stati fatti dopo 4 ore era perché si sono accorti che era stato modificato qualcosa o invece perché si sono accorti che dovevano aggiungere qualcosa e dunque probabilmente si sono accorti che erano state cancellate. Dunque io faccio così, vado a ripristinare questa versione qua per forza, in modo che questi qua, vediamo se faccio così, ripristina questa versione. Verrà ripristinata la versione del giorno oggi alle 13. Ok, no, a nulla. Io devo ripristinare a prima. Devo ripristinare a questa versione, perché lì è stato fatto il danno dalla collega. Ok, dunque io è questa, vediamo, ripristina questa versione. Ripristina, ok, in questo modo, ok, perfetto, viene fatto così e sono qui e qua è giusto. Ok, se vado ancora in file, versioni, cronologia versioni, vedi la cronologia delle versioni, versione corrente, ok, che va sopra a tutte le altre, dunque io posso comunque ritornare a quelle delle 17 e quelle delle 16. Ok, va bene, ok, perfetto, va bene, dunque ripetiamo, io qua vado qui, vado file, cronologia versioni e vedo chi ha cambiato cosa, chi cosa hanno cambiato e la data del cambiamento e posso ripristinare. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.